Da marzo i lavori sul Brennero, dall'ANAS arrivano finanziamenti per 1.300.000 euro per interventi tra Lucca e Borgo a Mozzano. Ci sono già le date del Carnevale 2016, il commissario Pozzoli ha comunicato il calendario della prossima edizione della manifestazione e chi vince quest'anno farà un carro per l'Expo di Milano. Ripartono i lavori pubblici partecipati, al via la seconda edizione dei tavoli territoriali con i quali i cittadini possono proporre al comune gli interventi da realizzare. Castelnuovo all'Alfieri la musica del Sud America, successo per il concerto C'è Tango Project, secondo appuntamento della stagione musicale a Castelnuovo. Lo sport, ora il Nano Galderisi pensa al 4-3-1-2, probabile cambio di modulo per la Lucchese nella trasferta di Carrara. Il tecnico rossonero sta valutando la possibilità di schierare una mediana a 3 con Losicco alle spalle di Ferretti e Forte. Di Viborgo trionfa e aggancia il Viareggio, turno infrasettimanale importantissimo con la squadra di Fanani che batte 1-0 la capolista, decide una rete di Angelotti a pochi minuti dalla fine, spettacolare derby al Necchi Balloni tra Real Forte e Castelnuovo. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura parliamo della statale del Brennero. Dopo le tante tragiche e bruttissime notizie di questi ultimi giorni è arrivata finalmente una notizia attesa, ovvero quella che ci sono i finanziamenti da parte dell'ANAS per completare i lavori di messa in sicurezza della statale. Vediamo il servizio. Dopo le frane delle scorse settimane e i gravissimi incidenti stradali degli ultimi giorni, è arrivata la notizia attesa da molti. Partiranno entro il mese di marzo i lavori sulla statale 12 del Brennero, tra Lucca e Borgo a Mozzano. Lo ha annunciato l'onorevole Raffaella Mariani. I fondi messi a disposizione dall'ANAS ammontano a circa 1.350.000 euro. I lavori comprendono il completamento dell'intervento di somma urgenza realizzato al chilometro 43, il ripristino del corpo stradale in frana al chilometro 67 ed interventi vari di rafforzamento del piano viabile in alcuni tratti. Il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, ha ringraziato l'onorevole Mariani ed il governo, sottolineando il gioco di squadra che ha permesso di arrivare a questi fondi. Il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, ha annunciato che promuoverà un incontro per presentare pubblicamente gli interventi. Andiamo alle notizie di cronaca di oggi. La Polizia Stradale di Lucca ha denunciato il titolare di un'attività di compravendita di auto usate della Piana per truffa e tentata frode in commercio. Si tratta di un 45enne originario di Napoli ma domiciliato a Lucca che acquistava veicoli usati e li rivendeva dopo aver provveduto a scalare parte dei chilometri per far così sembrare i veicoli più appetibili. In questo modo spacciava per seminuove vetture che in realtà erano molto usurate. In un'occasione a un residente di Firenze si è fermata l'auto nello stesso pomeriggio in cui l'aveva acquistata e lo sfortunato automobilista è stato costretto a richiedere l'intervento del carro attrezzi per il recupero del veicolo. L'ipotesi di realizzare l'antenna Telecom di Sant'Alessio nell'area del cimitero non è tecnicamente percorribile, lo dice Telecom Italia in una lettera inviata al comune di Lucca. Palazzo Orsetti aveva chiesto spiegazioni scritte sul perché Telecom abbia voluto realizzare l'antenna in via Fonda e non al cimitero, come proposto dal comune. Adesso le spiegazioni sono arrivate. L'area del cimitero è 500 metri più lontana rispetto a Via Fonda dalle maggiori aree urbanizzate, spiega Telecom nella lettera, e la visibilità diretta su queste è parzialmente ostruita in direzione sud-est. La collocazione in tale area dell'antenna quindi non garantirebbe, dice Telecom, il raggiungimento completo degli obiettivi di copertura. Telecom aggiunge che il sito attuale è frutto di precedenti incontri di concertazione e che altre modifiche progettuali non sono ulteriormente implementabili, come a dire che Telecom non ha nessuna intenzione di spostare l'antenna da Via Fonda. Rimaniamo a Lucca per tutt'altri argomenti. Anche per quest'anno è stato siglato l'accordo tra Provincia e Monte dei Paschi di Siena per l'anticipo della cassa integrazione dei lavoratori.
È stata siglata a Palazzo Ducale la convenzione tra l'amministrazione provinciale ed il Monte dei Paschi di Siena, grazie alla quale i lavoratori, in particolare quelli delle aziende con meno di 15 dipendenti, avranno la possibilità di ottenere dalla banca con largo anticipo quanto l'INPS deve loro per la cassa integrazione, straordinaria o in deroga. La convenzione, dal punto di vista operativo, prevede l'apertura di credito in un apposito conto corrente intestato al dipendente. Si tratta di uno scoperto di conto che verrà messo a disposizione in più soluzioni, pari all'80% della retribuzione percepita, al netto degli oneri sociali e fiscali e comunque per un importo complessivo non superiore a 6.000 euro. Questa apertura cesserà al momento del versamento da parte dell'INPS dell'indennità di cassa integrazione, che avrà effetto solutorio del debito maturato. Il conto corrente, inoltre, sarà esente da spese di tenuta conto. È un accordo importante che permette, attraverso questa proroga che oggi rinnoviamo con il Monte dei Paschi, di far sì che i lavoratori in cassa integrazione non debbano aspettare tempi lunghi di erogazione dell'INPS, che arrivano anche a 6-8 mesi di ritardo, e possono avere, grazie a questa convenzione, quasi immediatamente quanto spetta loro in un periodo così difficile come quello dell'essere messi appunto in cassa integrazione. A Viareggio il consiglio di amministrazione della società ha deciso di mettere in liquidazione la Viareggio Patrimonio, lo hanno annunciato i sindacati. La CGIL Funzione Pubblica ha immediatamente chiesto l'apertura di un tavolo di confronto per la salvaguardia dei lavoratori. Oggi a Capannori era in programma il consiglio comunale dedicato ai tagli degli uffici postali. Realizzeremo un servizio nelle edizioni di domani del TG Noi. C'era anche il consigliere regionale Ardelio Pellegrinotti che a margine della seduta ha annunciato di aver depositato in Commissione Ambiente in Regione gli emendamenti del Partito Democratico al piano paesaggistico per quanto riguarda le attività estrattive, le cave di marmo. Sentiamo che cosa ha detto al nostro microfono. Oggi a nome del Partito Democratico ho presentato le modifiche al piano paesaggistico della Toscana, che va nella direzione della tutela del paesaggio e delle bellezze della Toscana, ma che va anche nella direzione di tutelare le attività esistenti. La problematica che ci riguarda, soprattutto il territorio, il mio territorio, è quella delle cave. Noi abbiamo presentato tutta una serie di emendamenti che tendono a mantenere in essere le attività che sono in lavorazione, attraverso una procedura garantire che le nuove attività estrattive e le cave dismesse siano possibili attraverso piani attuativi e garantire che le vette crinali vergini non vengano più toccate oltre 1200 metri. Comunque il nostro lavoro è stato un lavoro di concertazione con gli operai, le aziende produttive, i territori, i sindaci, per fare in modo che l'oro bianco della Garfagnana continui a essere lavorato e sia un elemento anche di promozione della Toscana stessa. Ancora la cronaca, hanno tentato di rubare alcolici al supermercato con un piano ingegnoso, ma è andata male a tre giovani romeni. È accaduto all'Esselunga di Lido di Camaiore. Il capo della banda, un 18enne, ha iniziato a prendere dagli scaffali alcolici per un valore complessivo di quasi 500 euro, mentre i due complici minorenni hanno iniziato ad attivare gli allarmi antincendio del supermercato. Il maggiorenne, sfruttando il momento di confusione provocato dagli allarmi, è quindi fuggito con il bottino da una porta di emergenza del supermercato. Il personale di sicurezza però si è accorto di quanto stava accadendo e i tre sono stati bloccati quasi subito dai carabinieri all'esterno del supermercato. Il maggiorenne adesso è agli arresti domiciliari, i minorenni sono stati denunciati. Rimaniamo in Versilia perché questo pomeriggio c'è stata una conferenza stampa del commissario della Fondazione Carnevale Stefano Pozzoli che ha annunciato le date della manifestazione per il prossimo anno.
7, 14, 21 e 28 febbraio e sabato 5 marzo con inizio alle 18.30. Queste le date per il Carnevale 2016, comunicate dal commissario Stefano Pozzoli all'indomani della festa del Martedì Grasso alla cittadella del Carnevale. La decisione di comunicare già le date, ha dichiarato il commissario, è stata presa per avere la più grande risonanza possibile grazie ai prossimi due corsi e per riuscire sin da subito a lavorare sulle sponsorizzazioni. Forte anche dei finanziamenti regionali che il presidente della regione Enrico Rossi ha confermato anche per il 2016, Pozzoli ha inteso così gettare subito le basi per un lavoro che dovrà impegnare Viareggio durante tutto l'arco dell'anno per creare un evento che esca dai canoni della stagionalità. Da qui anche la decisione di spostare le date al limite del periodo canonico del Carnevale, in modo da intercettare il maggior numero possibile di tour operator e quindi di partecipanti ai corsi. Confermata anche la festa della cittadella, con tutte le dovute correzioni ai problemi riscontrati quest'anno. Sempre il commissario ha confermato che al costruttore del carro di prima categoria che vincerà verrà commissionato un carro per l'Expo di Milano su un disegno di Leonardo da Vinci e che la mascherata vincitrice sempre per l'Expo realizzerà invece un Pinocchio. Infine è stata ribadita la volontà di creare sinergie con i comuni vicini, in particolare Pietrasanta, i cui carri potrebbero essere invitati a sfilare a Viareggio a patto che non si sovrappongano le date dei due carnevali. Già molta carne al fuoco dunque, che però dovrà terminare di cucinare il prossimo presidente della fondazione, dato che nel 2016 il commissario esaurirà il proprio mandato. Grandissima affluenza di pubblico al campo sportivo di Ghivizzano oggi per la partita di campionato tra il Ghivi Borgo ed il Viareggio, scontro al vertice del campionato di eccellenza, ne parleremo anche nella pagina sportiva. Qui trattiamo, come vedete, invece di un altro aspetto di questo incontro. Molti spettatori, non trovando altri posti, si sono seduti pericolosamente accanto ai binari della ferrovia Lucca Aulla, con il treno che in un paio di occasioni ha rallentato e dovuto suonare la sirena per passare. Ci sono state proteste da parte dei macchinisti e alla fine i carabinieri e gli assistenti di campo hanno fatto sgombrare il poggio, evidentemente per questioni di sicurezza. Torniamo a Lucca perché è in partenza la seconda edizione dei lavori pubblici partecipati. Presentata in comune a Lucca dall'assessore alla partecipazione Antonio Sichi, la seconda edizione dei lavori pubblici partecipati, che lo scorso anno portò all'approvazione di 5 progetti inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche. Anche quest'anno i 5 tavoli di lavoro territoriali composti da cittadini che vorranno far parte del progetto saranno chiamati a portare all'attenzione dell'amministrazione gli interventi da inserire tra le priorità e per i quali dovranno essere garantiti finanziamenti. 3 i temi centrali di lavoro. I primi 2 saranno l'analisi dei bisogni e l'individuazione della rosa delle priorità e avranno una durata approssimativa di 4 mesi, da fine aprile a fine luglio. L'ultimo tavolo, dove verranno individuati esattamente i progetti, si concluderà invece entro fine ottobre. Tutto il percorso di lavoro verrà riportato alla cittadinanza tramite assemblee pubbliche. Questo è un progetto, chiamiamolo deliberativo, e si è avuto la conferma quando i portavoce hanno partecipato alla giunta che ha adottato il piano triennale della Repubblica, hanno avuto la certificazione che i 5 interventi indicati dai tavoli erano inseriti come prioritari dall'amministrazione con mezzi propri nell'adozione del piano triennale della Repubblica. Per cui ecco, i 5 interventi li identifico come gli interventi che vengano prima di quelli che indicati dall'amministrazione. Le autocandidature per prendere parte ai tavoli di discussione dovranno essere presentate dal 10 marzo al 10 aprile all'ufficio protocollo del Comune o all'indirizzo di posta elettronica dell'URP. Ancora la musica, protagonista al Teatro Alfieri di Castelnuovo. Vediamo. Il Teatro Alfieri di Castelnuovo ha ospitato il secondo appuntamento della stagione musicale 2015. Dopo il tango di Astor Piazzolla è stata ancora una volta una serata dedicata alla cultura musicale del Sud America con il concerto di Che Tango Project. Le note e l'anima della chitarra ma anche della voce di Daniel Ciazzareta hanno trasportato il pubblico in un viaggio tra i suoni e la cultura non solo argentina ma di un intero continente. Per esempio la chacarera, la samba che ho fatto da solo, Rajido Doble, dopo siamo andati anche un po' nell'Uruguay con le candombe, ho fatto un buon giro sudamericano musicale.
Sul palco, insieme al chitarrista argentino, due musicisti italiani, Serena Moroni al violino e Daniela Romano alla fisarmonica. Il trio ha eseguito i brani più conosciuti di Carlos Gardel e di altri autori argentini, tanghi, milonghe, ma anche ritmi provenienti dalle vicine Ande. La musica del trio ha coinvolto e affascinato tutto il pubblico presente. E una muchacha che passava, contemplando al tamboril, suavemente me decía que calor hace en abril, suavemente me decía que calor hace en abril. Para que te diga soddisfatto il direttore artistico della stagione, Piero Gaddi, che ha lanciato il prossimo appuntamento. Il prossimo appuntamento è con un pioniere della chitarra italiana, che è Riccardo Zappa, che presenterà un programma di musiche sue, accompagnato da Federico Bragaglia alle percussioni, quindi un programma veramente particolare. Vi invito il 1° di marzo, proprio a domenica, qua nel Teatro Alfieri, in questa stupenda cornice, proprio a gustare questa chicca che è questo concerto fra Riccardo Zappa e Federico Bragaglia. È tutto per la prima parte dell'ETG, ci fermiamo per la pubblicità e subito dopo torniamo con le notizie dello sport.